L'agricoltura è uno dei settori in cui si spreca più acqua. È stimato che circa il 70% dell'acqua dolce del pianeta viene utilizzato per la coltivazione, di cui il 60% viene sprecato. È in questo scenario che vi presentiamo da Expo i sistemi di acquaponica ed idroponica. Il sistema idroponica è un sistema di coltivazione fuori del suolo, che non si usa terra. In questo sistema si può risparmiare circa il 90% dell'acqua e dei fertilizzanti. L'idea è di fare un mix di nutrimenti e questi nutrimenti sono pompati per alimentare le piantine. Quelle piantine non crescono nel suolo, crescono in cubo di substrato inerto. Questo cubo non gli dà niente da mangiare, unicamente l'acqua con i nutrimenti che facciamo noi, nel senso facciamo una ricetta come si cucinava, arrivano a queste piantine e le piantine si mangia i nutrimenti. L'idea anche di questo sistema è che si può cambiare tutti i parametri, sia della luce che dell'altezza delle tavole di coltivazione, anche per il lavoratore è una buona cosa. Non si deve rilavare le insalate e facciamo, invece di fare come in agricoltura classica, non facciamo curativo chimico, facciamo prevenzione fisica, perché le piantine non si toccano, non ci sono insetti perché non possono finire il ciclo della vita, non ci sono vermini tipo nematodi perché non c'è terra, le piante non si toccano, comunque meno contatto fisico fa che sono meno malate e questo fa che la gestione è molto più semplice che in campo in cui si deve sempre usare prodotti chimici. Il sistema acquaponica è un modo di produzione simbiotico per fare produzione di proteine animali, in questo caso di pesce di acqua dolce e di piantine commestibile. L'idea è di riusare gli escrementi dei pesci per fertilizzare le piantine. Con questo sistema infatti si fa una gestione dei reflui che generalmente è problematica nell'allevamento animale e si usa questi reflui per fare fertilizzazione delle piantine. Si usa in questo modo 10% dell'acqua che si userebbe in campo e si può fare produzione sia di proteine animali di alta qualità che di verdura, diciamo. Di qua si fa coltivazione nel padiglione di 5 varietà di insalata, rucola e basilico, però si potrebbe pure fare zucchini, pomodori, melanzane, tutto che ha foglie o frutta, però non di fare radice, diciamo.